Anch'io volevo ricordare che è presente in sala, poi purtroppo non ci sarà spazio per parlare tutti, Rita Barbera, coordinatrice del Circolo di Libertà e Giustizia di Palermo, che ha voluto portare a nome di Libertà e Giustizia la solidarietà ai magistrati. Abbiamo nominato più volte Di Matteo, ci sono anche il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene. E alla fine probabilmente saliranno a salutarci per concludere questo incontro. Vorrei però anche salutare i ragazzi e gli uomini delle scorte, perché dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, che vivono esattamente lo stesso momento che vivono i magistrati condannati a morte o minacciati. E già che ci siamo, visto che io faccio il giornalista, Antonio fa il giornalista, Barbara fa la giornalista, insomma ci sono presenti in sala, io cito solo quelli che ho visto, naturalmente ce ne saranno altri e mi scuso con loro perché non li ho visti e quindi non li cito, ma insomma ci sono persone che per fortuna fanno, onorano questa nostra professione, da Sandra Rizza, Peppino Lo Bianco, a Giuseppe Pipitone, a Sandro Ruotolo, a Sandra Murri e ad altri delle televisioni locali e delle radio che sono qua presenti con noi. E adesso volevo dire due cose anch'io, cercando di non guastare quello che hanno detto Antonio, Barbara e Roberto, esprimendo comunque soddisfazione perché abbiamo deciso di fare questo incontro non come una trombonata antimafia, come se ne sono troppe in questo periodo, senza nessuna retorica, ma cercando di dare un contributo di conoscenza che mi sembra che sia emerso, perché Il miglior modo per onorare i magistrati non è quello di applaudirli così a vanvera, ma è quello di cercare di capire quello che stanno facendo, quello che hanno fatto, quello perché la mafia li vuole morti e anche che cosa potrebbero scoprire ancora per spiegare appunto la furia improvvisa del più grande stragista di tutti i tempi della storia italiana. Dimenticato una cosa, c'è anche un grande scrittore in sala, Aldo Busi, grazie anche a lui. E la prima cosa da dire è: ma se la trattativa, poi magari usiamo anche delle parole più appropriate, ma insomma se quella che conosciamo, diciamo, come la trattativa fosse una storia da consegnare al passato, all'archeologia, perché ci sarebbero oggi tanti tentativi per non far emergere la verità? È evidente che i nemici di questa indagine sono la migliore testimonianza sul fatto che questa è un'indagine buona e che questa è un'indagine che può portare ancora molto lontano, oltre a quello che ha già incamerato a livello processuale. L'altra domanda che ci dobbiamo porre è: ma perché il massimo che riesce a fare il nostro Stato è quello di dire ogni tanto qualche giaculatoria così simbolica, tanto per dire, per i magistrati minacciati, e non si possono mai nominare per nome e cognome questi magistrati? Per quale motivo nel saluto di Capodanno del Capo dello Stato sono stati citati persino i famosi due Marò, che ormai sono due eroi nazionali anche se sono processati per avere accoppato due pescatori innocenti, e i magistrati di Palermo non possono essere citati per nome e cognome?
alla terza domanda, cioè perché Riina ce l'ha più con questo processo che non con tutti i processi per strage che gli sono valsi una lunga collezione di ergastoli, credo che abbia già risposto ampiamente Roberto Scarpinato e trasversalmente anche Barbara Spinelli. Le parole, dicevo, le parole Stato e antistato abbiamo capito benissimo che hanno ben poco senso, nel senso che questa è una storia nella quale non si capisce mai dove finisce lo Stato, dove comincia l'antistato, dove inizia la mafia, dove finisce lo Stato, è tutto molto nebuloso. Anche la parola trattativa forse meriterebbe degli aggiornamenti, perché effettivamente nel vedere alcuni rappresentanti che ufficialmente giocavano con la maglia dello Stato, diciamo, almeno per la maglietta che portavano erano dei colori dello Stato, insomma, quando uno li ha visti in faccia e pensa che quelli potevano veramente mettersi a trattare con la mafia quando erano, diciamo, parte integrante della mafia, anche la parola trattativa, diciamo, sbiadisce. Io penso, cito soltanto uno che è già stato condannato in via definitiva e che quindi non mi può querelare, o meglio può querelarmi ma tanto perde se mi querela, cioè Bruno Contrada. Cioè, lo Stato di Bruno Contrada può mai trattare con la mafia? Non c'è bisogno di trattare, sono trattative viventi. E di questi personaggi anfibi che dalla cintola in su sono Stato e dalla cintola in giù sono mafia o viceversa, in questa storia se ne vedono tantissimi, alcuni non si possono nominare perché possono non solo querelare ma pure vincere quando ti querelano, perché non c'è la famosa sentenza che li bolla per quello che sono. Ma a me ha molto colpito, forse la cosa che più mi colpisce di questo processo è una cosa che non fa parte di questo processo, ma è un filmato che voi trovate su YouTube sulla deposizione del generale Mori nel 96-97 alla Corte d'Assise di Firenze, che faceva il processo per le stragi del 93, e Mori fu costretto, trafelato, a correre in quel processo perché Giovanni Brusca l'anno prima aveva rivelato il papello e la trattativa, e quindi i carabinieri del ROS dovettero ammettere di averla fatta. E Mori, quando la spiegava, a parte alcune contraddizioni anche, diciamo, molto comiche, Mori sosteneva che lui ha fatto la trattativa coi capi mafia tramite Vito Ciancimino per farsi aiutare dai capi mafia ad arrestare i capi mafia, e sosteneva che appunto dopo la strage di Capaci lo Stato era in ginocchio, non riusciva a fare nulla dal punto di vista investigativo, allora lui andò a parlare con Vito Ciancimino e gli propose, gli fece la classica proposta che non si può rifiutare: lei dica a Provenzano, a Riina e agli altri di consegnarsi dopo 30-40 anni di latitanza allo Stato che io ho descritto come uno Stato in ginocchio, no? Io, Mori, e noi in cambio tratteremo bene i loro familiari. Pensate che offertona che era andato a fare il generale Mori. E, cioè, praticamente i latitanti da 30-40 anni avrebbero dovuto consegnarsi in cambio del buon trattamento delle loro famiglie, anziché dire allo Stato veniteci a prendere se per caso ci trovate. E naturalmente sono baggianate che vengono dette in un processo, ma da uno che non è stato un passante, è stato il comandante del ROS e poi è stato il capo dei servizi segreti, perché il talento va premiato e l'impegno anche, soprattutto. Ma disse anche un'altra cosa che voi trovate, perché ci sono proprio le riprese di quella testimonianza e che ci aiuta, quella ripresa, a capire perché le parole che usiamo, per quanto precise, si rivelano sempre imprecise. Mori dice testualmente: dopo l'inizio delle stragi io dissi a Ciancimino: ma che cos'è questo muro contro muro? Da una parte c'è la mafia, dall'altra c'è lo Stato, ma non si può parlare con questi signori. Adesso, l'idea che un carabiniere si meravigli del muro contro muro fra lo Stato e la mafia e appena nota un minimo di contrapposizione, non essendoci abituato, vada dai mafiosi a dire: ma non si può vedere di ripristinare le larghe intese che durano da 40, 50, 100, 200 anni? Ma guardate che questo lo dice uno per discolparsi.
Lo dice uno per dire che ha fatto il bene dello Stato e non si rende conto che sta svelando una filosofia che speriamo che sia appartenga a pochi servitori dello Stato, ma che comunque per quanto pochi diventano poi importanti e fanno anche carriera i portatori di questo tipo di filosofia. Ecco perché probabilmente non è la parola trattativa che fa paura a Rina, ma è un qualcosa che potrebbe svelarci degli altri scenari, come diceva Scarpinato. Un'altra delle cose che mi colpiscono molto in questa vicenda è il numero delle persone che sono al corrente di quel progetto eversivo di cui si parlava prima, perché la riunione nella masseria di Enna, dove a Natale del 91 Riina riunisce la commissione regionale, cioè una trentina di boss, è una riunione ristretta, ma mica tanto, allargata a una trentina di boss, i quali decidono di fare alcune cose se l'imminente sentenza in Cassazione del maxi processo andrà male per loro, e cioè decidono di eliminare i politici che non hanno mantenuto le promesse di far andare bene per loro quel maxi processo e poi di sostituire i politici collusi con dei mafiosi fatti e finiti che entrano direttamente nelle istituzioni con un loro partito per ogni regione della criminalità organizzata, e quindi una Lega siciliana, Sicilia Libera, una Lega calabrese, una Lega campana, una Lega pugliese, eccetera eccetera. Questo viene deciso in quella masseria di Enna, e quando poi il maxi processo conferma le condanne e iniziano ad ammazzare i politici, peraltro ne ammazzano uno, poi si fermano subito e ritornano ad ammazzare i magistrati. Beh, noi scopriamo che quel progetto era a conoscenza di quella strana agenzia di stampa romana legata agli Andreottiani e ai servizi che si chiama Repubblica, che non c'entra niente con il giornale Repubblica. Che c'è un detenuto neofascista a Bologna, Elio Ciolini, che sa esattamente tutto quello che... Allora, dato che questi ovviamente non sono degli indovini e non hanno qualche galoppino che dai vertici di Cosa Nostra prende e risale l'Italia avvertendo come i messaggeri di un tempo gli amici di quello che si sta decidendo, è chiaro che queste persone sanno le cose, ma sono soltanto alcuni di più persone che sanno quelle cose, cioè sanno esattamente quello che sta programmando non solo la mafia, ma quel trust, quel network, quel sistema criminale, come è stato chiamato in un'indagine molto famosa, che ha nella mafia appunto il suo esercito, il suo servizio d'ordine, e la sua compagnia di ventura incaricata della fase terminale, cioè esecutiva del piano. Ma naturalmente ci sono ambienti romani, ambienti neofascisti, ci sono massoni, ci sono expiduisti, ci sono tanti che si attivano e che sono perfettamente a conoscenza, non perché la mafia li ha informati, ma perché partecipano insieme a Cosa Nostra alla creazione di questo piano. E poi ci sono i politici, anche i politici che temevano di essere ammazzati. Tutti i politici che temevano di essere ammazzati sapevano benissimo che la mafia stava per ammazzarli. Chi gliel'aveva detto? Mica esce sulla Gazzetta Ufficiale la lista dei politici morituri all'inizio del 1992. Come fa a saperlo il capo della polizia che in una informativa ufficiale fa i nomi e i cognomi dei politici che sono minacciati? È evidente che quella rappresentazione oleografica dello Stato e dell'antistato, i cowboy contro gli indiani, in realtà è una finzione che ci continuano a propinare nelle fiction e nei dibattiti televisivi, proprio perché sperano che noi non capiamo quello che è successo e anche quello che sta succedendo e anche quello che succederà. E devo dire che se la parola trattativa ormai è inadeguata, il binomio Stato-mafia invece è perfetto, perché anche le minacce
che sono giunte, e parlo delle minacce, non dell'ordine di fare una strage che poi ha dato Riina in quelle conversazioni intercettate, ma le minacce, cioè i documenti, le lettere che anonimamente sono arrivati a Getto Continuo dal settembre dell'anno scorso, di 2 anni fa, cioè del 2012, fino all'estate del 2013, hanno il marchio binario Stato Mafia, nel senso che alcune sono chiaramente di stampo istituzionale, alcune altre sono di stampo mafioso, alcune altre sono di stampo misto, sono fatte, diciamo, a quattro mani da questi esseri anfibi che conoscono contemporaneamente ciò che fa lo Stato e ciò che fa la mafia. La cosa sconvolgente è che in 20 anni nessuna di queste persone, che sono sicuramente decine, forse superano il centinaio, un giorno ne parlammo in un'intervista sul Fatto proprio con Scarpinato, che diceva almeno un centinaio le persone che conoscono il progetto globale che sta alla base della strategia iniziata col delitto Lima e proseguita con le stragi di Capaci, Via D'Amelio, per non parlare delle stragi progettate non fatte e poi proseguita con le stragi del 93 fino alla strage fallita e poi non fatta allo Stadio Olimpico e fino alla fine delle stragi in perfetta coincidenza con l'arrivo al governo di Silvio Berlusconi. Tutta quella strategia globale la conoscono almeno un centinaio di persone, non tutte mafiose, e in 20 anni, in un paese dove, diciamo, di misteri ce ne sono tanti ma di segreti se ne riescono a tenere pochi, quel segreto ha retto perfettamente. Alcuni sono morti senza dire niente, alcuni hanno detto spizzichi e bocconi che avevano orecchiato qua e là dal loro punto di vista, ma nessuno che conoscesse il piano completo ha raccontato il piano completo. E sul silenzio e sui silenzi a proposito di quel piano completo si sono costruite delle meravigliose carriere, non tanto all'interno di Cosa Nostra quanto all'interno delle istituzioni repubblicane. La vulgata di quelli che appunto dicono che il problema è l'antimafia e non è la mafia, che basta con queste cose, che insomma giriamo pagina, la Terza Repubblica e tutto quanto, ridacchia, sorride da di gomito quando si parla di queste cose, ancora questa storia, i poteri occulti, la massoneria deviata. Effettivamente sono parole usurate che diventano addirittura caricaturali, soprattutto viste, soprattutto nella bocca di alcuni che ne parlano da 20 anni senza fare assolutamente niente, e quindi forse bisogna fare uno sforzo per trovare delle parole nuove, però per raccontare queste storie sempre, perché provate a immaginare se davvero la storia della trattativa e dei mandanti esterni delle stragi, cioè del sistema criminale complesso e tridimensionale che ha concepito quel piano, fosse una fantasia. Cioè provate a immaginare se tutto questo non fosse vero, se davvero le stragi le avesse decise Riina da solo perché arrabbiato con lo Stato che aveva condannato i boss nel maxi processo, senza alcun contatto se non appunto con qualche politico locale che ha bisogno di voti o di appalti, non si riuscirebbe a spiegare quasi niente di questa storia. Se non c'è stata la trattativa, che cosa ci andavano a fare quelli del ROS da Ciancimino? Se non c'è stata la trattativa, perché Mancino viene preferito a Scotti, che aveva appena firmato insieme a Martelli forse l'unica legge decente fatta contro la mafia, insieme alla legge Rognoni-La Torre, che risaliva a 10 anni prima? Possibile mai che
quando uno ne fa una buona contro la mafia lo mandano subito via. Ma chi l'ha mandato via? Ma l'ha ordinato Riina di mandare via Scotti, e Riina aveva il potere di mandare via il ministro Scotti, e sei mesi dopo l'altro, il dioscuro di Scotti, e cioè Martelli, fatto fuori da Licio Gelli, che non ha mai detto una parola ai giudici, e improvvisamente diventa loquace proprio nel momento in cui serve liberarsi di quel ministro della giustizia. Se non ci fosse stata la trattativa, che senso aveva che un carabiniere entrasse nella macchina rovesciata e affumicata di Borsellino appena morto, districandosi fra i pezzi dei cadaveri delle vittime di Via D'Amelio, con tutte le telecamere che c'erano e con rischio di essere filmato, come poi peraltro è avvenuto, per portar via l'agenda rossa? Ma che gli frega dell'agenda rossa se non c'è la trattativa? Borsellino magari stava indagando su qualche mafioso. E che sarà mai? E che sarà mai? E se non c'è stata la trattativa, perché mentre uomini dello Stato portano via dal teatro della strage l'agenda rossa, uomini dello Stato vanno a casa di Borsellino a perquisirgli la casa? Ma quando mai si è perquisita la casa di un magistrato appena assassinato un'ora prima? E a perquisirgli l'ufficio? Come se temessero che avesse lasciato anche a casa in ufficio qualcosa che aveva pure scritto sull'agenda rossa. Ma se non c'è la trattativa, chi è che si prende la briga di fare tutte queste cose rischiose? Sono cose che non hanno mica fatto i mafiosi mica li fanno entrare nel teatro transennato di una strage. Se non c'è stata la trattativa, o come la vogliamo chiamare, per quale motivo subito dopo la strage di Via D'Amelio la polizia si attiva per costruire dei falsi colpevoli che si prendano la responsabilità di una strage di cui non sanno niente, non hanno fatto niente, per istruirli, renderli persuasivi e fargli confessare una roba che non hanno fatto, per salvare chi? Per salvare i fratelli Graviano, che sono i veri mandanti diretti della strage di Via D'Amelio, e per salvare Gaspare Spatuzza, che si è occupato dell'auto e della sua imbottitura insieme appunto a un signore che nessuno di quelli che stavano lavorando in quel garage sapeva chi fosse, ma che comunque era lì. E se non c'è stata la trattativa, per quale motivo arrestano Riina e si dimenticano di perquisire il covo? E se non c'è stata la trattativa, perché? E se non c'è stata la trattativa, perché dopo la cacciata di Martelli dal Ministero della Giustizia cacciano anche Niccolò Amato, direttore delle carceri, considerato un boia proprio perché applicava severamente il 41 bis ai boss appena condannati al maxi processo, e perché intervengono gli alti massimi vertici dello Stato per fare un decreto in fretta e furia per rendere nominabile un magistrato che non poteva essere nominato a vice capo delle carceri, mentre il nuovo capo delle carceri, che è uno che non sa assolutamente niente di queste cose, la prima cosa che fa è una nota al nuovo ministro della giustizia Conso per dirgli che bisogna togliere dei 41 bis, 300 e passa 41 bis, appena nominato il nuovo capo delle carceri. Ma chi gliel'ha detto di scrivere quella nota? Dopodiché quella nota i mafiosi non la conoscono, sono lì impazienti che aspettano che qualcuno rispetti quel papello, che naturalmente non c'è, è una fantasia dei magistrati di Palermo e di Massimo Ciancimino, che hanno perfettamente imitato il papello originale che non è mai esistito. Però stranamente i mafiosi fanno una strage a Roma per colpire Maurizio Costanzo, una strage a Firenze, e poi, dato che non basta ancora, fanno le stragi di Milano e di Roma a fine luglio, con quelle belle simbologie, Giorgio, Giovanni, il blackout e tutto quanto, e ai primi di novembre quella nota del nuovo capo delle carceri viene recepita alla lettera dal ministro Conso, che toglie i 41 bis a 334 mafiosi detenuti, dicendo che ha fatto tutto da solo senza che glielo chiedesse nessuno, e si becca un'incriminazione per falsa testimonianza perché c'è una lettera del capo delle carceri che gliel'aveva detto tre mesi prima di togliere i 41 bis. Ma se non c'è la trattativa, ma perché tutta questa gente rischia il posto, la carriera, la faccia, l'onorabilità per fare delle cose strane, eccentriche?
Ma davvero è credibile che una brava persona come Conso, come massima reazione dopo le stragi dell'estate, tolga il 41 bis ai mafiosi detenuti? Dopo un anno che l'avevano faticosamente introdotto per legge? Basta farla all'incontrario questa storia per capire che la versione B non regge e che regge soltanto la versione A. E per quale motivo alla vigilia della revoca dei 41 bis dei mafiosi lo scandalo dei fondi neri del SISDE arriva a colpire il capo dello Stato Scalfaro e il ministro dell'Interno Mancino, che vengono improvvisamente coinvolti dai dirigenti ladri arrestati perché facevano la cresta sui fondi neri del SISDE, anche loro nello scandalo, e Scalfaro va in televisione e non se la prende con quelli che lo stanno accusando. Dice: a questo gioco al massacro io non ci sto, prima hanno provato con le bombe e ora con il più ignobile degli scandali. Cioè lo dice Scalfaro, che c'è un nesso diretto fra chi ha messo le bombe e chi lo sta coinvolgendo nello scandalo delle ruberie del servizio segreto civile. Non lo dice mica un pistarolo o un visionario, lo dice il capo dello Stato che c'è un nesso. E sarà un caso, ma tre giorni dopo scadono i 334 41 bis e Conso li toglie a tutti. Allora, e poi naturalmente viene a dire ai magistrati che così fu una sua decisione spontanea, perché bisognava impedire nuove stragi e Provenzano era contrario alle stragi. E uno dice: ma se Provenzano era contrario alle stragi, perché temevi nuove stragi, visto che hai anche aggiunto che Provenzano era il nuovo capo della mafia e all'epoca tutti pensavano che fosse morto? E lui come faceva a sapere che era il nuovo capo della mafia, che c'erano nuove stragi in arrivo e soprattutto che per evitare nuove stragi bisognava applicare il primo punto del papello, che notoriamente non esiste però. Allora, la storia all'incontrario diventa una comica, qualche comico dovrebbe prima o poi riscriverla, perché fa veramente ridere immaginare l'irrazionalità totale di quello che è avvenuto. 20 anni di Stato che vaga random nella lotta alla mafia e riesce a rispettare punto per punto il papello di Riina, che però non esiste. Guardate che chi glielo va a dire adesso a quelli che hanno fatto tutte le porcherie in questi 20 anni, guardate che il papello non esisteva. E quelli nel frattempo hanno chiuso le supercarceri di Pianosa e Asinara, hanno abolito i pentiti, per 2 anni hanno abolito l'ergastolo addirittura, hanno tentato in tutti i modi di fare la legge per la dissociazione dei mafiosi, hanno mandato via gente dalla direzione delle carceri perché si opponeva, come un altro magistrato valoroso che ha lavorato qui tanti anni, Alfonso Sabella, che bloccò un'operazione sulla dissociazione e saltò immediatamente, perché la dissociazione era uno dei punti di quel papello che però non esiste. Ma pensate, Leo Luca Bagarella, che non ha mai detto una parola in vita sua, che un giorno si alza in un processo in videoconferenza, legge un comunicato sindacale a nome dei detenuti, sembrava uno della CGIL detenuti, e dice: siamo stanchi di essere usati come merce di scambio dalle forze politiche, pensando anche lui che esistesse un papello, che esistessero degli accordi che non fossero stati completamente rispettati, e quei deficienti che hanno messo lo striscione allo stadio di Palermo durante una partita del Palermo con scritti "Uniti contro il 41 bis, Berlusconi dimentica la Sicilia", calunnia tremenda tra l'altro, con tutto quello che ha fatto lui per la Sicilia e la Sicilia per lui, a cominciare dalla fornitura di Staglieri. Ecco, pensate se non esiste la trattativa, quando Spatuzza comincia a parlarne il governo Berlusconi gli revoca la protezione, per esempio, no? Ma che ti frega, no? Non c'è stata. Cioè tutti che si attivano a coprire una trattativa che non c'è stata, a tappare la bocca a chi parla di una trattativa che non c'è stata. È un caso curiosissimo, veramente curiosissimo. Pensate alla lettera che citava prima Barbara, improvvidamente resa pubblica dal capo dello Stato, in cui D'Ambrosio gli ricorda: lei sa,
perché io gliene ho parlato, che temevo quando stavo al ministero e prima quando stavo all'Alto Commissariato Antimafia insieme a Contrada, di essere stato usato come scriba per coprire indicibili accordi che sono passati anche sulla mia testa. E se non c'è stata nessuna trattativa, che cosa gli viene in mente a questo signore di ricordare al capo dello Stato di avergli riferito? E questo è il consigliere giuridico del Quirinale, non è mica un magistrato deviato, una toga impazzita come quelle che sono in questa sala questa sera. Ecco, è una storia che se non la si fa con la trattativa, o come la diavolo la vogliamo chiamare, è una storia assolutamente inspiegabile, la storia di questi 20 anni. Mentre la Costituzione è stata vilipesa, violata, calpestata da un centinaio, forse 120 leggi contro la giustizia, contro la legalità, in parte addirittura poi fulminate dalla Corte Costituzionale o da Presidenti della Repubblica che avevano il coraggio di rimandarle indietro, quindi fino al penultimo, il papello, a differenza della Costituzione, non è mai stato vilipeso, anzi è un documento quasi sacrale, è una specie di nuova Costituzione repubblicana, che mentre la vera Costituzione veniva, in parte si tentava di riformarla e in parte la si violava, il papello nessuno ha mai violato, eppure ne abbiamo visti tanti di governi di destra, di centro, di sinistra, misti con ghiaccio, misti con Seltz, adesso finalmente dopo 20 anni di relazione clandestina destra e sinistra hanno fatto coming out e stanno finalmente insieme. Scalfari spiega che il compito della sinistra è quella di aiutare la nuova destra repubblicana di Alfano, Schifani, Formigoni, Cicchitto, Giovanardi e temo di averne dimenticato qualcuno dello stesso livello ad affermarsi, perché il nostro futuro è questa destra. Ecco, allora, questo non è soltanto un tradimento delle istituzioni, questo è un tradimento degli intellettuali che in questi anni hanno appunto aiutato chi voleva occultare la verità e chi voleva rimbambire la gente con false piste anziché a far capire, come stiamo cercando di far capire questa sera, i giuristi. Pensate alla miserabile fine dei giuristi ridotti a saggi di regime, cooptati dalle alte cariche a riscrivere la Costituzione sotto dettatura. Sono scene che nemmeno sotto il fascismo si erano viste. Giuristi, professori universitari, che dovrebbero essere il simbolo della libertà intellettuale e della critica, convocati dal governo e dal Quirinale con il ministro, ma neanche Guglielmo Marconi con la feluca, quando gli hanno dato, quando insieme agli altri accademici d'Italia venivano ogni tanto convocati dal Duce. Sono scene che fanno vergogna e che segnalano una progressiva, un progressivo depauperamento del mondo culturale, del mondo intellettuale, del mondo universitario, tutti votati al negazionismo di regime su queste storie. E allora, e chiudo, meno male, lo dico paradossalmente, che c'è Riina, perché Riina con la sua rabbia ha tributato forse la più grande medaglia, cioè l'unico riconoscimento che è venuto ai magistrati che si occupano con questa tenacia di ciò che hanno scoperto ed è nel processo e di ciò che non hanno ancora scoperto e speriamo scoprano e non interrompono mai per un minuto le indagini, è arrivato da Riina.
Ciò che è mancato da parte dello Stato è arrivato da parte di questo vecchio capo mafia, che naturalmente molti vogliono dipingere come uno rincoglionito, mentre invece è lucidissimo, come ci ha spiegato Scarpinato, e ha capito perfettamente dove questa storia può andare e come questa storia può finire. E dato che lui ci tiene a passare alla storia in un certo modo, con una certa immagine, l'ultima cosa che vuole naturalmente è di apparire come una pedina utilizzata dal gioco grande e poi scaricata con quell'arresto che più passano gli anni e più diventa tragicomico e misterioso. Le minacce, gli avvertimenti mafiosi e misti sono la migliore dimostrazione che quella è la pista giusta e che naturalmente ha scoperto soltanto il primo pezzo di quelle verità indicibili di cui si diceva prima. Sono documenti che arrivano con lo stemma della Repubblica Italiana, sono documenti in cui si racconta che c'è una centrale di spionaggio a Palermo che riferisce tutto a Roma, c'è un avvertimento che dice che non tutti i magistrati sono degni di fiducia, poi non so se siano vere o non siano vere queste cose, ma questo viene comunicato. Ci sono visite a domicilio a magistrati, una l'ha subita Roberto Tartaglia, l'altra l'ha subita Nico Gozzo, che lavora come aggiunto a Caltanissetta. Ci sono letture politiche delle elezioni. Dopo le elezioni è arrivata una nota in cui si faceva sapere che non si può permettere di consegnare l'Italia, il governo dell'Italia, ai comici e ai froci. Devo dire che chi lo temeva è stato poi accontentato, diciamo, al governo sono rimasti gli stessi che avevano perso le elezioni ed erano stati bocciati dagli elettori, e questo devo dire fa ben sperare per il futuro, cioè almeno le minacce mafiose vengono ascoltate in alto loco e gli si dà retta, insomma. I comici e i froci per fortuna non governano. E fino appunto alle ultime esternazioni che segnalano come il vecchio capo e patriarca della mafia si prenda a cuore anche le sorti dello Stato. E quindi dice non si può sputtanare così i miei pari grado con un'indagine di non si possono chiamare a testimoniare i vertici dello Stato, lo dice Rina naturalmente, no? Per conto loro. Io penso che all'interno di questo generale tradimento che ha lavorato in questi 20 anni per non farci capire niente, per fortuna, grazie ad alcune voci, qualcuno è riuscito a capire qualcosa. Sono usciti dei libri, sono usciti dei saggi, sono uscite delle riviste, si sono fatti degli incontri, dei convegni, eccetera, eccetera. E quindi bisogna andare avanti. Il modo migliore per solidarizzare con i magistrati è quello di seguire anche il percorso della conoscenza e non farsi mai intrappolare in letture vecchie, datate e superate di una mafia che cambia con il cambiare del mondo e anche con la crisi finanziaria ha subito le conseguenze che ci diceva Scarpinato. Concludo con una frase che ho proprio preso dalla sua intervista che mi aveva dato sui 100 almeno che conoscono questa verità e la custodiscono da 20 anni. E quando Scarpinato alla fine citava Martin Luther King e diceva: alla fine non ci ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici. Grazie.